segui. Ah, come? Ah, Gelo odia Jason Rader. Ah, ma che è questa novità, ma Shazam. In questo stato dove i vecchi restano al loro posto e i giovani restano in piedi perché non trovano un posto, da qualunque punto di vista la si voglia vedere, i giovani sono il futuro. E chi fa musica da più tempo rispetto ai giovani è una fonte di ispirazione. Io, come tutti quelli della mia generazione, momentaneamente siamo in un punto centrale del discorso, perché non siamo degli old school, cioè non siamo dei trentenni. Noi ventenni siamo al centro, non abbiamo né iniziato da poco né lo facciamo da tutta la vita. Qual è la differenza tra le tre tipologie? Gli old school, cioè quelli che lo fanno da un sacco, ormai hanno il loro stile inconfondibile. Senti quella voce e sai che è lui, sai che. Noi di mezzo non abbiamo proprio il nostro stile, ma ce lo siamo già ritagliato. Non abbiamo sto grande stile inconfondibile, ma è nostro. Le nuove leve sono alla ricerca di uno stile proprio, giusto? No. Mi sembrava che sto girando mi incazzavo, vero? Mi sembrava che. Avevo iniziato la puntata parlando tranquillo. Mi sembrava che non avevo un cazzo da dire sul discorso, vero? Magari. Qual è la cosa più fastidiosa, porca di quella troia infame e lorda? Tipo tua madre, per intenderci. Non hanno. Non ricercano uno stile. Ricercano uno stile da copiare. È allucinante, ragazzi. Cioè, mi arrivano continui link di canzoni, di cose. Hai sentito questo, hai sentito questo, hai sentito questo. Che io potrei fare i video stile Daniele da Sennmaster. Tipo, guardate questo rapper che fa. E ve lo faccio vedere tipo per 3 secondi e lo commento. Ma non lo faccio. Ad esempio, sti maledetti copiano un sacco Club Dogo e Truce Clan. Qual è la differenza? Se una persona di 30 anni mi parla di risse e di droga, posso anche credergli. Ma se tu che vai in prima superiore mi parli di spaccio di crack e di eroina, mi viene difficile crederti. Se poi ci aggiungi che ti sei scopato questo emisfero e anche l'altro, che Porsche e Lamborghini, che porca della troia non hai neanche la patente, non stai facendo hip hop, stai facendo il deficiente. O sbaglio? Ecco, domanda assurda perché non credo di sbagliare, cioè. Se credi che io. Se credi che sbaglio vuol dire che sei una delle persone di cui sto parlando. E in quel caso sappi che mi fai schifo. Calmiamoci. Fumo una bella sigaretta. Torniamo a uno stato di calma. Apparente. In Sicilia purtroppo la situazione è così. Mi dispiace dirlo. Miei confratelli. Confratelli, ma che cazzo dico? Miei copatrioti. Compatrioti. Ma mi sto rincoglionendo lentamente, ma che cazzo dico? Piccione, ma dai una mossa, parlavone così. Sì, ma qua parlo del discorso della Sicilia, ma mi serve un'altra opinione. Oh! Cazzo vuoi, Jason? No, niente, siccome stavo facendo un video su questi che imitano gli stili altrui la musica. Di E quindi io? qualcosa. Allora, secondo me ci sono due modi di copiare. Uno peggio dell'altro, sicuramente, però ci sono due vie per copiare. Allora, uno, prendi una storia già esistente, prendi questa storia, ne cambi i personaggi, ne cambi alcune modalità della storia, la fai tua, plagio. Che tu sia consapevole o non consapevole che questa storia esistesse o meno, arrivi 2 o 3 anni dopo che è stata scritta questa storia, plagio. Poi vabbè, ci possono essere i fan, c'è la fan base è lo specchio dell'artista, nel senso che la fan base in molti casi è semplicemente un gruppo di persone che apprezza quello che tu stai facendo, quindi si fa portatrice della tua bandiera, va allo stadio e tifa per te, punto. Obiettività in queste cose, giudizio artistico, critico, letterario, non esistono in tutte queste cose qui. È semplicemente un gruppo di persone che
ad ogni costo ti sosterrebbe. Poi c'è il plagio, invece, quello che arriva alle orecchie di tutti, quello più semplice da capire, quello che è semplicemente il plagio a livello stilistico, tecnico, a livello di voce. E questa è una cosa che succede da sempre. Nel 95-96 tutti rappavano e oh, non ve ne è bella lì, tutti come ne fa, yo. E invece adesso succede che uno dei rapper più conosciuti in assoluto e con tecniche più avanzate rispetto agli altri, che ha fatto una sorta di svolta, Gue Pequeno, i Club Dog e tutto il resto, e tutti quanti si mettono in coda e cominciano a seguire quel tipo di trend lì. Adesso qual è il problema di base? Io onestamente ho cominciato a fare musica per una questione di spinta personale, perché ne avevo bisogno, perché avevo bisogno di esprimere delle cose, perché avevo bisogno di stare bene facendo musica. Di base, una persona che si accoda a quello che c'è lo fa perché gli altri, perché lui vuole che gli altri gli dicano bravo, hai fatto una bella cosa, perché nella testa di una persona che si accoda c'è il fatto, quella roba funziona, la faccio anch'io. Anzi, magari la faccio anche meglio, capito? Ma non riesci a capire una cosa fondamentale, che non l'hai inventata tu quella cosa. Stai facendo una cosa che è già stata fatta da qualcuno, quindi già stai sbagliando in partenza. Ma a prescindere da questo, il problema di base è che impariamo a 5 anni, a 5, a 6 anni al massimo, impariamo a convivere con la gente, quindi adottiamo un modo di porci nei confronti della gente che è quello di fare le cose in modo di piacere alla gente, di cercare approvazione. Adesso questa fase di solito finisce durante l'adolescenza, cioè nel senso, una volta che arrivi a contatto col mondo, il mondo ti dice guarda che la tua è tutta una maschera, è solo un'immagine di te, non è quello che sei realmente, uno di solito si reffa, torna dentro se stesso e cerca di esprimere quello che veramente è. Per molti questo non capita, musicalmente parlando, per la maggior parte questo non capita, quindi prendi quello che funziona e lo rifai. Ma non si tratta solamente di quel pequeño, dei Club Dog, si tratta proprio della musica in generale. Se vai a vedere, suona tutto come Lady Gaga, suona tutto come, che cazzo ne so, i Black Eyed Peas. Abbiamo i Black Eyed Peas in Italia, abbiamo Eminem in Italia, abbiamo la G-Unit in Italia. Cioè non è solo una questione di rapper che imitano rapper, è proprio una questione di mercato, credo, dalla mia piccola e povera ignoranza. Io di mio non ho consigli, perché non sono un guru e non sono un cazzo di nessuno, sono solo una persona che fa le cose che sente di fare e cerca di farle con la maggiore onestà possibile, perché neanche mi reputo una persona originale, perché nessuno è originale, ogni secolo è la copia del secolo scorso, e su questo anche a livello di letteratura non c'è un cazzo da dire, questa è la verità, punto. Io di mio non ho consigli, dicevo. Non vi dico non copiate, anzi vi dico copiate, così ho minore sbattimento io a spiccare nella massa. Ok, bella Jason. Raga, ha iniziato a parlare e non si è fermato più, ma porca troia se ha ragione. Comunque, in conclusione. Ragazzi, non cercate di fare musica per l'approvazione della massa, cercate di fare musica per voi stessi. Non fate musica di merda perché Tizio vi faccia i complimenti. Cercate di fare quella musica che quando esce fuori dalle casse vi dia pace. Shazam! Benvenuti a... Eccolo là che scrive, ecco, sample, samplet. Allora, oggi il sampler lo faccio io perché Jason non ha ascoltato il mio disco, semplicemente. Io. Il primo pezzo è Babele. Il cui campione è questo campione degli ABBA. Il secondo pezzo è O Gorizia che tu sia maledetta. Il cui campione è O Gorizia tu sia maledetta, un inno partigiano della guerra che è questo qui. O Gorizia tu sei maledetta. Il terzo pezzo è Robots. Robots,
Sì, nella giungla di cemento siamo il robot. Con i cervelli programmati a tempo sempre il robot. Il beat non l'ha prodotto Juan, quindi sto campione ve lo dico io. Graham Nash, Chicago. Ringrazio Juan Shaddai per averci regalato queste magnifiche parole. È un sample sampled diverso dal solito. Bella Jason, grazie di avermi fatto intervenire, è sempre un piacere. Pollici su per la tua trasmissione, thumbs up, mi raccomando, manteniamolo morto. Pace, Juan Shaddai qua, Gorizia in the building. Vi segnalo che è uscito Kaizentropia, degli errori cronici. E peraltro la traccia numero 4 l'ha prodotta. E qua sotto vi lascio le info, i link per ordinarlo. Ci vediamo giovedì. Shazam! Shazam!